Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ringraziamo per questo nuovo Let's Try Assemble. Cacchio, aspettate un attimo. Ringraziamo Assemble Entertainment e Lurkit per A Juggler's Tale. Andiamo a provarlo subito subitissimo. Cominciamo da capo. Facciamo un'introduzione. Ok, inizia da qui. Viveva in un villaggio pittoresco come il vostro. Fidatevi davvero, non ho sbagliato posto. Ok. In realtà non ho fatto niente, quindi non... Però riprendiamo almeno un inizio della storia. Parla di... di questa marionetta. La luna incombe sul cielo notturno, ma la locanda è affollata come in orario diurno. È stata una lunga giornata con niente da celebrare. Vi va una storia davanti a un buon boccale? Su, accorrete da questo avventore. Io sono Jack, il vostro narratore. È molto carino questo giochino. Abbassate la voce e prestatemi orecchio. Ciò che ascolterete vi intrigherà parecchio. Tesserò un intreccio di grande beltà e quando avrò finito saprete che è verità. È la storia di una fanciulla senza paura che, come ogni bambino, si interroga sulla propria natura. Aspettate, ma chi è quella figura dolce e minuta? Minutina, fate un applauso, è la nostra eroina. Atto 1, il circo. Il suo nome è Abby. Viviamo l'avventura di questa bambina in forma marionettesca. Vive in un villaggio pittoresco come il vostro. Fidatevi davvero, non ho sbagliato posto. Le storie abbondano anche nei villaggi più umili. Magari anche qui succedono cose assai simili. E noi usiamo questa marionetta per tutto il gioco. In città è raggiunto un piccolo circo itinerante. La sua presenza era più che lampante. E là, tra tutti i passanti... ecco, c'è Abby. Saluta gli astanti. È un platform in cui ZR muoviti per spingere. Ok. Posso spostare gli oggetti con questo. Posso saltare con tasti a caso sempre. Mi domando perché la gente non usi il tasto B per saltare. No? Non ce la fanno. Comunque, viviamo la storia di questa marionetta. È un platform bidimensionale, in realtà, perché nonostante sia tutto in 3D, non si può andare nessuno in giù, ma solo avanti e indietro. Tanto i nostri cani cominciano a rompere le balle. Tanto giocoleggia! Stava giocoleggiando con le palle. Avanti Abby, mostraci cosa sai fare. Cosa so fare? Si è bloccato il filo mentre... ok, figata. Cosa so fare? Premi ZR per prendere gli oggetti. ZR per interagire con gli oggetti. Ok. Mira con lo stick. E premi ZR per lanciare. Non male, Abby, ben fatto. Oh, questa dimostrazione non vi ha soddisfatto? Sì, ci ha soddisfatto. Dai, abbiamo capito come si fa. Prendono gli oggetti, si prendono così e ciaone. La sua presenza non è un caso. Lei qui ci vive, non ci ficca il naso. Fatto la voluta artista strabiliante, ma forse non abbastanza da esigere la giusta parte. Andare giù di qua? Muoio se vado giù di qua. C'è una scala? Ah no, c'è una scala. Scala che non ho usato, mi sono quasi spezzato l'osso del collo. Le marionette, guardate che figata. Il direttore annuncia, occhi sul palcoscenico, una bambina con un animale famelico. Intanto lei continua a destreggiarsi con le sue palle. Detta così non è proprio bella, però. Aiuto, mi è caduto il cappello. Salvami, Abby. Bene, ti vengo a salvare, forse. Ciao, bell'animaletto. Posso passare?
devo fare secondo voi? Ah, ok, non mi fa passare, ma io devo fare così. Tanto quanto faccio così e vado avanti fino al tronco. Salta su una corda per dondolarti. Ah, ok, 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 scusatemi. Non avevo intenzionato bene quello che doveva fare. Abbi, devi saltare dall'altra parte, però. Cosa è successo? Di guardare mentre ti fa brandelli? Ah, ok, vabbè. Ah, stavo scherzando. Devo essere girato anche dalla parte opposta. La fisica è un po' strana, essendo una marionetta. Vabbè, ce l'ho fatta, fambrodo. Ho fatto un lavoro degno, però aguzza l'ingegno. Devo fare? Devo andare a prendere... Andare a prenderti la mela, eh. Ah, vatti a prendere la mela, che io vado a prendere il... Vai, vai, vai. Vai! Ok, ok. Ciao. E ce l'abbiamo fatta! Fenomenale, Abby, sono contento. La loda al direttore. Ormai sei un vero portento. E io sono già fatta. Ma adesso è il momento di levarci di torno. Questa era l'ultima esibizione del giorno. Finita così? Bene. Molto carino. Molto carino, ha un... come si dice? Un fascino particolare. Ahimè, quando non è davanti alla folla acclamante, la vita di Abby è assai umiliante. No! Il bis, il pubblico voleva, dice il direttore, mentre la gabbia chiudeva. Povera Abby. Sempre in gabbia anche a pranzo e a cena. Libera soltanto il tempo di andare in scena. Che vita triste! Cibo e spazio e volontà per un uccellino, se solo potesse viaggiare e riempirsi il pancino. Povera! Cosa succede? Forse un sogno, due topi le portano una mela proprio quando ne ha bisogno. Grazie, amici. Che carini che siete. La tiriamo all'orso? Se lui esce ci libera, forse? Il direttore rompe con uno sguardo arrabbiato. Cosa succede qui? Chiede seccato. È caduto un'ascia. Io la faccio ricadere, non te preoccupa. Faccio sclerare, ti faccio. Ok, è un puzzle game. Quindi penso che debba fare quel qua. Andiamo a ricadere, vediamo se succede qualcos'altro. C'è, non c'è. E questa scena l'abbiamo capita. Se io tiro la mela lì, cade l'ascia. Ora, la domanda è, se io tiro qualcosa di là, perché a questo punto lì ho finito di tirare cose, perché non succede nient'altro. Grazie, Topolini. Lui viene a sistemare tutto. Oh, accontentarsi delle sbarre della sua gabbietta. Già mai, là fuori c'è un mondo che aspetta. Impertinente, ma ditemi che nei suoi panni non avreste fatto lo stesso. Vaffanbro! Topiez de merda. Vabbè ragazzi, ci ho provato... Devo aspettare che se ne andasse, forse. Però comunque fa rumore. A me, quando Abby non è davanti alla folla chiamante, la vita di me è assai umiliante. Ok, vabbè, ricominciamo. Riparte il pezzo da zero. Ok, abbiamo fatto game over, praticamente. Ok, vabbè, abbiamo capito.
Secondo me devo scappare e andare a liberare l'orso in modo che poi l'orso se lo inchiumi quello. E sappia. Va bene, abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Ok, dai. Portatemi del cibo, portatemi ste mele. Mi sta mela che adesso la tiro là, vaffanculo. Lo faccio vedere io al direttore chi sono. Mi hai messo in gabbia? Vieni, vieni. What's going on here? Mostrami il culo, vai. Adesso vattene. Che proviamo a scappare. Impertinent? That means brash. Don't tell me you wouldn't make a dash for it. Se ne va così. Dai. Dai. E non si fa rumore. E così scampa le grinfie del direttore. She slips away from the ringmaster's grounds. Abby, io non sostengono soltanto come vedi, trattengono ogni tanto, ok. Quindi dobbiamo fare qualcosa per poter passare di lì. Setto. Ci fuori, dai. Sei buono con me? Sei liberato? Oppure fai qualcosa? Cosa fai adesso? Fai nulla? Abby, hai sentito cosa ho detto? Sì, ho sentito cosa hai detto. Ah, guardalo! Ci dà una mano. I veri amici si contano sul dito di una mano. Senza di loro mai si va lontano. No! Ho sbagliato. Orsetto, mi dai di nuovo una mano. Volevo provare a fare una cosa. Un po' buggati o sbaglio? Mano, dai! Devo andare di qua veramente. Io secondo me. Ok. Ho capito. Quello che volevo fare prima lo devo fare adesso. Gente, speriamo che non abbia sentito. Secondo me ha sentito e come. Dai, dai, spingi. Orzetto, vieni a darmi una mano, ti prego. E dammela una mano, no? Grande. Insieme, cara Abby, potete spostare le montagne. Ma lui viene con me? Servito qualcosa tutto questo faticare? Urs e Abby continuano a lottare. Ma cosa succede? Direttore, Abby ti ha scoperto, ha avuto un grande sentore. No, io speravo che l'orsetto venisse con me. Ah, la lealtà di un animale, questione di cuore o di intelletto inferiore? Questione di cuore, dai. Posso saltare di qua? Ho sacrificato la sua libertà senza pensare. Ben fatto, anche se Abby sola dovrà avanzare. Ma no! Presto, Abby, corri per di fiato. Non guardarti indietro, un nuovo giorno è cominciato. Che figo! È un gioco bellissimo. Atto 2, un nuovo mondo. Sono rimasto estasiato da questa cosa. Mi piace come è fatto lo stile. Stile grafico, il modo in cui interagisci con il mondo circostante. Il mondo mostra ad Abby un lato meraviglioso. Campi, fiori, ma non è ora di cercare riposo. Cara, devi scappare adesso. Presto le voci dei susurritori spariscono, sovrastate dal vento e sibile dei grilli che frigniscono. È una fiaba fatta e finita, è questa, ragazzi. Bambini che iniziano a giocare potrebbero essere rapiti da questo gioco. Guardate che bello. Il cielo sarà un trionfo di colore, si staglia sopra Abby incurante dei dolori. Che bello.
Un bel quadro, oh ragazzi, che figata, i raggi solari ti infondono calore, invitandoti a proseguire senza alcun qualcosa. Il mondo è meraviglioso, abbia sei colorato, goditi la sua bellezza finché ti sarà accordato. Solo un mulino che fermo se ne sta, forse invidioso della tua libertà. Ok, va bene, una struttura di legno, sei testarda, questa per via dei tuoi pili, sei alla sua mercè. Sta facendo correre l'acqua, che probabilmente non serve a niente finché non faccio qualcosa. Ok. Bravo, ok. Il mulino offre l'abbia un addio sincero agitando le sue pale verso il cielo. Che figo. Ragazzi, non c'è molto altro da dire su questo gioco. È molto carino. Credo una fiaba molto semplice, ma che potrebbe avere un grande impatto. E come fare a non consigliarvelo? Bene. Credo che un altro Let's Try finisca qui. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video, un nuovo gameplay o un nuovo Let's Try. Ciao a tutti, grazie.